ragazze, vi volevo dire che ho aggiunto un mezzo bicchiere, diciamo di questi così, di plastica, di latte, perché il composto era abbastanza asciutto, perché gli mancavano i bianchi dell'uovo, ok? Quindi l'ho ammorbidito, guardate ora che bello cremoso, bello fluido, poco fa era più polveroso. Ho aggiunto un pochino di latte così a filo, anzi ne aggiungo un altro goccino. Guardate, ecco, perfetto, e il composto così è bello cremoso, già ho messo il lievito, una bustina, ok, quindi tra poco monto i bianchi a neve e li unisco. Ragazzi, allora qui c'è il composto, l'ho assaggiato, non vi dico la bontà. Qui guardate, qua ci sono i bianchi montati a neve, guardate che sono belli, proprio montati a neve ferma. Ora li metto qui, se avessi lo chef in questo momento, perché ora vi faccio vedere come va incorporato questo bianco d'uovo. E chi lo sa, può darsi che c'ho lo chef che mi aiuta. Voi che dite, ragazze, che lo chef mi aiuta? Voi dite sempre, ah, ma tu hai tuo marito che ti aiuta! Ma quando mai, ragazze, ma quando mai? Lui pensa sempre, sapete a che cosa? Alle cozze, se le sogna la notte dice cozze, cozze, cozze. Va bene, ragazze. Ma e allora non mi puoi aiutare un attimo, così faccio vedere alle mie amiche come devono incorporare il bianco dell'uovo, naturalmente per chi lo sa, perché tante lo sapranno. Allora ragazzi, dai, dai, dai che si è convinto, dai, dai che si è convinto. Allora filma qui, allora qua c'è un altro pochino di bianco, ok, allora guardate come si fa, ragazze. E così il composto viene molto più buono. Allora, dal basso verso l'alto, guardate che meraviglia, dal basso verso l'alto, no vabbè, no vabbè, cioè che cosa è questo impasto? Guardate ragazze, vedete, dal basso verso l'alto, così non si smonta, incorpora aria e viene una cosa più soffice. Ragazze, mi sta avvenendo un'acquolina. Ma questa cosa da metterla dove bisogna mettere? Qua, nella forma della crostata. Che buona! Poi farò una bella ganache di cioccolata e veramente sarà da leccarsi le orecchie. E a chi è che mangia sempre cozze, non gliela faccio assaggiare. Pazienza. Pazienza, nella vita bisogna scegliere. O ti mangi sempre le cozze o assaggi un dolce di tua moglie. Già ho scelto. Tu ti mangi sempre le cozze, lo so che hai scelto. Io scelgo sempre le cozze. No, il mare. Il mare. Ok, ragazze, puoi staccare. Ragazze, guardate che meraviglia, ma ne avete viste mai meraviglie così? Benissimo. Allora, inforniamo. Oh my God. Ok. E penso che ci vogliano qua 30 minuti abbondanti. Il forno naturalmente è bello caldo. Penso che 30 minuti possano bastare.